Seguendo le indicazioni CFR, cioè Cammino Fogazzaro-Roi, si giunge alla località Bosco di Due Ville, che ti accoglie con le bellezze di una natura ancora incontaminata. Ciò che qui più colpisce è la ricchezza d'acqua. Questo luogo infatti è ricco di risorgive, cioè affioramenti d'acqua, chiamati polle, dove essa sgorga spontaneamente, in quanto la falda freatica è poco sotto il livello del terreno e poi scorre nelle rogge. Il nostro breve viaggio inizia dopo il molino Bagarella e il parcheggio a ridosso del canale Assore e attraverserà il corso delle stagioni. Superato il ponticello e girando a destra, costeggi un grazioso lago artificiale, paradiso di anatre, oche e folaghe, e oltrepassi un gruppo di case, in parte abbandonate e in parte abitate, e sorvegliate da grandi oche, che sembrano due severe sentinelle. Addossati a un muro s'affacciano frutti di melograno e il pettirosso vi è ospite abituale. Salendo sull'argine, imbocchi a sinistra un sentiero che si inoltra nel bosco, e puoi scorgere sui campi chi è alla ricerca di valeriana. Nei mesi invernali noti spesso gruppi di aironi bianchi e cinerini appollaiati ai rami per riscaldarsi le piume, insieme a bianche garzette, che sembrano da lontano piccole luci che illuminano il cielo, oppure li vedi riuniti tra gli stocchi o sui prati, prima che prendano il volo. Succede anche di veder sfrecciare tra gli stocchi la lepre, che ben si mimetizza con i colori della spoglia natura e, zigzagando, presto sparisce alla vista. Ci si inoltra poi in un boschetto e, superato un albero di banane, si giunge alla località chiamata da tutti La Punta. Qui il Bacchiglioncello e il Timonchio si incontrano e ha inizio il fiume Bacchiglione. Lì, seduto su grandi pietre, ti lasci cullare dal flusso dell'acqua. A volte puoi intravedere, sulla sponda opposta, non lontano dal sentiero, il picchio rosso maggiore che si aggrappa ai tronchi, usando le zampe come arpioni, ed entra nel suo nido. Puoi sentire anche il verso delle poiane che volteggiano alte, scrutando la preda. Tornando indietro, ammiri la corona delle prealpi sullo sfondo e incontri ciclisti, camminatori che percorrono l'argine del torrente Igna e non di rado persone che passeggiano a cavallo verso il paese di Nuvoledo. E se ti imbatti in greggi transumanti mentre passano il torrente, ti piace seguirle quando percorrono l'argine in lunga fila. Ora è il momento di attraversare il ponte sull'Igna e di avviarci verso Nuvoledo. In effetti, gran parte del nostro percorso avviene in territorio di Nuvoledo, che è una frazione del paese di Villa Verla. Lasciando il torrente sulla destra, dalla strada sterrata già si intravede il campanile della chiesa di Nuvoledo, tra campi coltivati, canali e file d'alberi di basso o alto fusto, tra cui spiccano alti pioppi dorati. Le specie d'alberi più diffuse in questa zona sono l'ontano nero, il salice bianco e l'olmo campestre, ma anche il pioppo, la robinia, il ciliegio e l'acero campestre. L'inverno ormai è alle porte, spoglia di colori la natura, che per qualche tempo sembra riposare mentre si imbiancano le cime dei monti. Al bosco facciamo ritorno all'inizio di febbraio, quando si perde nell'aria il dolce profumo del calicanto e dal nocciolo pendono i primi fiori gialli. Tra i rami di alberi ancora spogli si affacciano lo scricciolo e il pigliamosche. Due anatre nuotano nella risorgiva e a caccia della preda si aggira l'albanella reale. È tempo di potare. Il canto modulato del merlo annuncia ormai la nuova stagione. Spuntano i primi crochi, bucaneve, le primule, le viole e i non ti scordar di me sulle sponde dei canali. La natura, a poco, si riveste. Lo sguardo si posa sulla trasparenza delle acque dell'Assore ed è catturato dal capriolo che attraversa le zolle del campo arato, mentre altri, al limitar del bosco, scrutano il nostro cammino. Le gemme dei salici sbocciano sulle sponde fiorite dei canali. S'ode provenire dal bosco il cadenzato tamburellare del picchio, che si costruisce il nido, stana gli insetti dai tronchi e richiama il partner. Intanto l'airone osserva il contadino intento alla potatura e alla raccolta dell'insalata del suo orticello. Ma la nota dominante del poema del Bosco di Due Ville sono i fagiani, soprattutto i maschi dal verso prorompente quando s'alzano in volo. Spuntano dall'erba le loro teste rosseggianti e il piumaggio colpito dal sole è ricco dei colori più accesi e più vari. L'estate trascorre in fretta, vedi gigli, papaveri, girasoli e farfalle che si posano sulle bianche margherite. Giunge l'autunno e qui si conclude il nostro viaggio. Osserviamo il tramonto e la natura che dolcemente si addormenta. Il Bosco di Due Ville, alle sorgenti del Bacchiglione, è un luogo incontaminato di grande bellezza, dove si respirano armonia e poesia. Per questo l'abbiamo scelto come protagonista del nostro lavoro.